E tra i premiati della 70ª Mostra del Cinema c'è anche lui, Walter Veltroni, una delle anime del Partito Democratico, grande appassionato di pellicole. Ha ricevuto il premio Gillo Pontecorvo Arcobaleno Latino, un riconoscimento che ogni anno l'Istituto Internazionale per il Cinema e l'Audiovisivo dei Paesi Latini, in accordo con l'associazione Gillo Pontecorvo, presieduta da Picci Pontecorvo, assegna ad una personalità della cultura o dell'industria che abbia contribuito a sviluppare, migliorare e affermare il cinema nel solco delle delle attività di Gillo, compianto regista e anche direttore della rassegna internazionale del Lido di Venezia. 70ª Mostra del Cinema di Venezia, ci sono molti docufilm in questa edizione, è una nuova linfa del cinema non solo italiano ma anche internazionale? Sì, mi pare che questo sia, insomma, da diversi anni. Michael Moore ha cominciato con Fahrenheit 9/11 e poi è continuato, è proseguito, e qui ci sono moltissimi film, alcuni addirittura in concorso come Il Grande Raccordo Anulare, e lo considero un fatto positivo, cioè è molto labile la linea che divide la realtà dalla finzione, in fondo il cinema ha sempre giocato su questo, quindi va benissimo che sia così. Sacro Gra può avere una possibilità di vincere qualche premio? Ah, questo sinceramente non lo so, non sono in grado di dirglielo. Però mi sembra una bellissima idea, un grande progetto, poi da romano si può immaginare, insomma, ecco, quanto mi stia a cuore. E la politica forse inizia ad accorgersi del valore della cultura. Beh, io ho fatto nel 90, per due anni, tra il 96 e il 98, il ministro della cultura, e devo dirle di avere avuto la fortuna di stare in un governo in cui c'era ministro del tesoro Carlo Azeglio Ciampi e presidente del consiglio Romano Prodi. Per cui anche se dovevamo tagliare per entrare in Europa i soldi per la cultura, li abbiamo sempre aumentati e consistentemente aumentati, perché si capiva che quello era un investimento che produceva sviluppo, e spero che altrettanto succeda oggi. So che lei non mi risponderà, cosa sta succedendo in Italia? Questo governo è veramente al capolinea, Renzi il nuovo futuro segretario del PD? Qui siamo per il cinema e quindi sarebbe scorretto parlare d'altro.